documenti, mi fa vedere quando le hanno dato la medaglia di Sì, servizio. allora. Questa cartellina è stata ancora fatta da mio marito, mi ha raccolto tutto. Questo è E un questo è giornale, vero? quanto hanno pubblicato? Borgaro Oggi, era un giornale dell'amministrazione. Sì, dell'amministrazione. E chi c'è lì? 1971. Premio di fedeltà al lavoro. La signora Cristadele Infiora è stata festeggiata il 1° dicembre 1971. Nel 30° Trent'anni. anniversario della sua entrata in servizio alle dipendenze del comune di Borgaro, il sindaco Formento, il segretario comunale Venturino, quasi tutti gli assessori, consiglieri e dipendenti del comune di Borgaro hanno partecipato alla consegna di una medaglia d'oro e di una pergamena commemorativa avvenuta nel corso di una commossa manifestazione svoltasi nel ristorante Regaldo di Frazione Graia di San Francesco a Campo. Frazione Grangia di San Francesco al Sì, da San Campo. Francesco. E il sindaco Formento? Formento, sì, Si perché ricorda. poi ci sono succeduti tanti sindaci. Quello invece Sola. Soffola. E qual è quello che si ricorda con più affetto? Tutti, perché mi volevano tutti bene e quindi io cercavo di fare modestamente il mio dovere. Forse qualche volta anche di più perché non guardavo orari e quindi Invece questo è il risveglio. il risveglio che ho Sì. Questo pubblicato presso poco. Guarda, era di 2 pagine. Il tempo. Guarda, c'è anche la foto. c'è anche la foto. È questa. Borgaro, una benemerita impiegata municipale. La signora delle Cristo in fiore è stata festeggiata il 1° dicembre 1971. Quindi 30 anni di lavoro questo. Sì, Sì, nel questo. 30° anniversario della sua entrata in servizio alle dipendenze del comune di Borgaro. È Dice uguale. qui Sì, sì. il sindaco, Sindaco, il segretario, segretario gli e quasi tutti gli assessori. assessori, consiglieri di dipendenti del comune di Borgaro hanno assistito alla consegna di una medaglia d'oro e di una pergamena commemorativa avvenuta nel corso di una commossa manifestazione svoltasi al ristorante Regaldi, nella frazione Grangia di San Francesco al Campo. 30 anni di servizio silenzioso, premuroso, intelligente, nell'ufficio anagrafe, a contatto diretto con i difficili problemi di adattamento di una popolazione in rapida espansione, eppure sempre con pazienza e col sorriso sulle labbra, hanno esagerato un po'. Sono un No. esempio che è doveroso segnalare e festeggiare per l'alto valore che esso rappresenta.